Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Eccoci qui, siamo tornati con i nostri due ospiti in diretta. Uno non è un ospite, uno è un afficionato da tanto tempo, Tommaso Renzoni, con l'ennesima libreria alle spalle. Bentornato, Tommaso. Grazie. C'è sempre un luogo nascosto, segreto, dove certo. Dove... E l'altro invece è il nostro grande ospite di oggi, ovvero Mario Ruggeri, che tra le tante altre cose è a capo del team di sceneggiatori della serie Don Matteo. Quindi benvenuto Mario e ciao, come grazie. Stai? Bene, grazie. Partiamo dicendo che questo è Pizza e Cinema, l'unico podcast in cui si parla di cinema e serie TV mentre si ordina e si mangia la pizza, che però quando non arriva, perché, ed è quando arriva è sempre perché ce l'avete mandata voi, esatto. Non perché lei c'era arrivata quella che avevamo ordinato noi. Quindi mentre io ordino la pizza, Mauro, tu vai, comincia a lanciare argomenti. Ma in realtà oggi, come dire, l'argomento è semplice quanto complicato, nel senso che da un lato si parla di una cosa che conosciamo tutti, perché tutti quanti abbiamo visto almeno una volta una puntata di una fiction o uno sceneggiato italiano, dall'altro è una cosa che in realtà anche per chi è dentro il mondo dell'audiovisivo è un po', come dire, difficile da decifrare, perché è una roba a parte, tra virgolette, quasi una roba che viene fatta in un altro universo. E quindi, insomma, oggi con Mario cercheremo un attimo di capire come funziona questo universo, quali sono quelle regole, e poi faremo, voi avrete la possibilità di fare tutte le domande che avreste sempre voluto fare a chi è fautore di, ad esempio, di Don Matteo. Poi sarà a nostra facoltà scegliere se fare quelle domande, sarà facoltà di Mario rispondere eventualmente. E partiamo con l'oggetto. Partiamo con gli oggetti. Noi in questo, per chi si collegasse per la prima volta, noi in questo podcast ogni volta all'inizio portiamo un oggetto che secondo noi al meglio rappresenta il tema della puntata. In questo caso voglio iniziare io. Ok. Inizio io col mio oggetto, però mi devo uscire fuori campo, scusate. Ah, aiuto, eccomi qui. Ok, il mio oggetto in realtà è un oggetto molto semplice, anche se in realtà è sbagliato questo che mi è stato dato, come al solito, perché il nostro team di recupera oggetti e attrezzisti, ovvero Gianni da Rienzo, diventa sempre più carente. Io avevo chiesto una tovaglia italiana di quelle a quadri, mi è stata data una coperta scozzese, ma questo è un altro discorso. Però insomma, il mio oggetto era una tovaglia all'italiana, di quelle che si trova sempre nei ristoranti turistici, un po' perché, come dire, questo tipo di prodotto rientra, per questo tipo di prodotto intendo la fiction, rientra un po' nella tradizione italiana, un po' perché è quel tipo di audiovisivo che a casa mia si guarda sempre o a tavola o mentre si fa la tavola, no? Quindi che essendo pugliese è sempre, certo, nel senso, cioè, se io mangio tutto il tempo, non stai cucinando, se esatto, cucino stai mangiando, e quindi si stende la tovaglia e si mette su una puntata di qualsiasi cosa stiano passando in quel momento in tv a cena. Quindi invece, chiedi ai nostri ospiti, esatto, intanto a recuperare il mio tu oggetto. Vai a recuperare il tuo oggetto. Io invece chiedo a Mario che oggetto hai portato, invece tu che sei, come dire, il rappresentante in questo caso. Io purtroppo l'oggetto in sé per sé me lo sono dimenticato, però vi ho mandato una fotografia. Che Giacomo sta cercando, eccola qui, l'ha messa. Madonna, questa, ma che bomba! Questa che cos'è? Ce la vuoi, ci vuoi vedo, dire che cos'è? Vedo. Questo è un regalo che Terence Hill ci ha fatto in uno dei tanti Don Matteo, perché lui alla fine di ogni serie fa un regalo personale a tutti. Nozze. E questa che è una pentola dei fagioli, diciamo così, di Trinità, col cucchiaio autografato. C'è anche una sacca di pelle che contiene una bisaccia. Madonna. Di cuoio che contiene questa pentola, ce l'ha regalata. L'hai mai usata per cucinare? No, spero di no. No, sta lì. Sta lì come pazzo. Arma di autodifesa nel caso di qualcuno. Che bomba, io sto sta lì con tutti gli altri cimeli. Molto bello. Invece Tommaso, cosa ci hai portato tu dall'alto della tua libreria? Dopo questa è un po' difficile, possiamo dire, effettivamente non vado a casa, insomma. però in realtà, parlando di televisione italiana, io mi è venuto in mente la serie, quella con cui io ho
instaurato il mio rapporto con la televisione italiana che mi ha dato, ho avuto la fortuna, diciamo, di lavorare, che mi ha insegnato che avevo tanti pregiudizi sulla televisione italiana, scrivendola. E quindi il mio oggetto è un braccialetto rosso, perché appunto è così che ho incontrato professionalmente, diciamo, per la prima volta la scrittura della televisione italiana, e questo braccialetto rosso simbolicamente ha tolto tanti pregiudizi che avevo rispetto a questo lavoro. Sei un poeta oggi, Tommaso. È la malinconia. È la malinconia, che gioia, ed è subito proprio... Buono, buono così. Si è fatto cogliere dalla gioia che trasmetteva Braccialetti Rossi, esatto, con, esatto, tutti i suoi malati terminali. Guadanca, quindi il mio oggetto. Ma il mio oggetto non lo sa nessuno, esatto, neanche Mauro Zingarelli. Io non lo so, te lo sei tenuto nascosto. Il mio oggetto è questo. Ma che cos'è? È un quindicinale di Amazing Spider-Man, ancora in cellofanato. Ora vi spiego perché ho portato questo. Perché ti sei dimenticato quello, no, vero? Io sono abbonato a Spider-Man. E questo lo sappiamo tutti. Tipo da tre bene. Anni ora. Uno penserà che la scrittura, l'approccio narrativo che c'è a serie tipo Don Matteo o altre fiction, Braccialetti Rossi quel sono, e Spider-Man sia molto diverso. In realtà è perché tutti quelli che pensano questa cosa hanno solo visto i film, non hanno mai letto i fumetti. Questi fumetti qua sono molto più vicini, c'è Nino Classica, a una soap opera, neanche a una fiction, che alla narrazione stile HBO, perché di base io l'arco narrativo che ho appena finito di leggere tratta di Spider-Man che viene messo nei casini da questo cattivo che, diciamo, tu capisci e cominci ad annusare tipo dall'inizio l'arco narrativo, quindi che so, 100 numeri fa, arriva alla fine, si scopre che il cattivo non è uno ma sono due, e sono i figli che Norman Osborn ha fatto con Gwen Stacy, vabbè, questa roba vecchissima, se non che in realtà sono dei cloni comandati da una versione di Harry Osborn, il figlio di Norman Osborn, digitale, rimasta a 20 anni prima dentro un computer. Ora, Mario, questa roba qui potete, cioè, nel senso, è molto più vicina, secondo me, a Beautiful che a, non lo so, appunto, quello che uno si può immaginare che è la scrittura di uno Spider-Man. Quindi, vabbè, mi sono sentito abbastanza vicino. Guarda, a questo tipo di roba. Ti volevi comprare Spider-Man. Esatto. Io inizierei, ma questo mi arriva comunque, Tommaso, mi arriva a casa. Lui lo fa apposta, capito? E io inizio subito nel vivo e volevo chiedere a Mario, come sei arrivato a scrivere e ad essere poi a capo del team di sceneggiatori di Don Matteo, cioè qual è stato il percorso professionale che ti ha portato lì? Diciamo, un po' a cazzo, diciamo. Vabbè, nel senso che io non avrei mai pensato di fare questo lavoro. Mi sono laureato in filosofia pura, mi piaceva la televisione, mi piaceva perché ne guardavo un sacco, mi piacevano tutti gli anime giapponesi della mia età, Kenshiro, la Mu e via dicendo. Non sapevo quasi nulla di televisione, però mi sono, dopo l'università, la Cattolica, ho fatto un master, che era uno dei primi dei master, anzi era semplicemente allora forse un corso, i primi sullo story editing e sulla sceneggiatura. Da lì ho fatto, alla fine di questo, diciamo, master corso, un piccolo stage, i primi stage, come si vogliono chiamare, alla Lux, e ho fatto 6 mesi su Don Matteo facendo l'assistente dello story editor. Poi piano piano, che lo story editor è quello che in teoria legge le sceneggiature e dovrebbe poi aiutare lo sceneggiatore insieme ad altri a sviluppare un lettore, diciamo così. Poi da lì si è cominciato a riscrivere delle scene, a riscrivere dei soggetti, a riscrivere delle sceneggiature, e poi a un certo momento mi hanno dato in mano la macchina, dopo 2 o 3 anni. Beh, comunque però una scalata relativamente veloce, nel senso da story editor a sceneggiatore in 2 o 3 anni. Sì, 3 o 4 anni, sì. Ero già abbastanza anzianotto per il mondo, perché avevo già quasi 30 anni. Ora si è abbastanza anziani a 30 anni. E la prima cosa che hai scritto cos'è stata?
se ricordi magari. Anche una didascalia magari. No, erano le prime, erano scene rifatte sul set, che dovevo fiondare sul set perché, diciamo così, erano ingirabili. Perché ecco, secondo me la tagline di questa puntata potrebbe essere anche a noi Boris ci fa una pippa. Perché Boris non è niente al confronto della realtà. Sono stati molto gentili quelli che hanno scritto Boris, dici? Sono stati molto gentili perché comunque loro si riferiscono a una soap. Ok. Che ha un, diciamo, un sistema industriale molto preciso. Che è più un posto al sole, per capirci. Certo. Cioè, quello girato su un set costruito con il multicamera ed è, come dire, non ci sono location reali. Ecco, e sono 20 minuti al giorno, tecnicamente, una puntata al giorno. Mentre qui voi parlate di cinema, il cinema, cioè, solo per dare un dato, il cinema, non so, si possono fare anche 2-3 minuti al giorno. Noi mediamente facciamo 7-8 minuti al giorno, non si va mai, e questo lo potete chiedere a un regista, oltre i due ciak. Cioè, okay. Se fai oltre i due ciak sei già fuori dal tempo massimo, e come qualsiasi persona sa nel mondo della televisione, dopo 3 giorni che non porti a casa il programma, un qualsiasi regista è fuori. È la famosa scena, no, di René che a un certo punto fa questo è scarto, e tutti quanti applaudiscono sul set. Diciamo così, non siamo a quei livelli, però ecco, per dire una cosa colta, che colta non è, però quando la prima cosa che all'università si faceva, prima lezione, quando si parlava di media, era parlare di industria culturale. Si parla sempre dell'aspetto culturale, ma si dimentica sempre l'aspetto industriale. E l'aspetto industriale incide tantissimo sul contenuto. Cioè, i soldi che hai e il tempo che hai e i soldi che hai da investire negli sceneggiatori, nei registi, negli attori. Questo fa la differenza, diciamo, secondo me, fortissima. C'è una domanda che si lega molto a questo concetto di Mary Jordan 6, che chiede: ma quante persone ci sono nel team di sceneggiatori di Don Matteo? Allora, gli sceneggiatori sono, diciamo così, per l'ultimo Don Matteo, che erano 10 serate, 10 storie, diciamo così, 10 piccoli film da 100, erano 5-6 sceneggiatori, forse 7, però poi c'è tutto un gruppo editoriale dietro. Okay. Cioè, ci sono gli story editor della Lux, i producer, che saranno 3, 4, 5, okay, perché la Lux ha, e più quelli della Rai, che sono 3 o 4 figure. Quindi siamo intorno ai 15 circa. Tutte persone 15. Che leggono e in una qualche maniera influiscono sulla scrittura della sceneggiatura. Leggono e influiscono, diciamo, c'è un'interazione continua tra gli sceneggiatori e gli story editor, sia Rai, che riferiscono a Rai 1, e sia della Lux, che riferiscono alla casa di produzione. Io volevo, a questo punto, sono tante. Chiederei come funziona. Cioè, sì, io prima però volevo chiedere a Tommaso, infatti, invece, quando invece tu sei entrato a Braccialetti Rossi, era simile la situazione, diversa? Quali erano i tuoi pregiudizi, allora, con la TV? Il pregiudizio con la TV è quello che abbiamo tutti quando... Anche chi F4 si è Basito oggi. F4 Basito, e non si vede mai c'è qualcosa di molto interessante in quello che abbiamo appena sentito, perché quando si fa questo concetto di industria, questo concetto di non andare oltre il secondo ciak, questo concetto di, si vede sempre soltanto nella sua versione comica alla Boris, e non si vede l'idea che invece di cui ti accorgi quando vai sul set di queste realtà o cominci a scrivere per queste realtà, che è una macchina che va talmente veloce, per andare così veloce deve avere i migliori ingranaggi in quel momento disponibili, perché un regista che non può andare oltre il secondo ciak è anche un regista che deve fare, che impara a fare bene in due ciak, diciamo, potenzialmente. Quindi in qualche modo c'è una modalità di approccio che è quello che ho visto io quando sono andato su Braccialetti Rossi, rispetto anche alla scrittura. Noi in quel caso era la terza stagione, e per un
per un problema, insomma, di tempi, si era arrivati sul set con alcune puntate e alcuni in soggetto erano. Quindi sì, quindi io stavo a Fasano e scrivevo, che è stato chiaramente il mio biglietto d'ingresso, nel senso che era un problema da risolvere, perché sennò per mandare un giovane, diciamo, però un po' quello che diceva Mario, diceva, no, serviva di scrivere delle scene di corsa, serviva di aggiustare delle cose di corsa, serviva di fare delle scalette di ferro e di scrivere col planner accanto, cioè con la persona che prendeva i biglietti d'aereo per gli attori che dovevano essere, arrivare quel dato giorno, e scrivere sapendo tu scrivi con il piano di lavorazione accanto, praticamente. Ma per il piano di lavorazione dovresti farlo con la sceneggiatura, quindi era uno stranissimo, con l'app di Ryanair era uno stranissimo TAO, diciamo, dove tu avevi questa cosa che il piano influenzava la sceneggiatura influenzava il piano in qualche modo, perché si faceva quasi di concerto. E però quello che dico è che poi ti rendi conto, non si dovrebbe lavorare auspicabilmente, come si augura che non accada, però ti rendi conto veramente di che pasta sono fatte le persone con cui lavori e di che pasta sei fatto te nel momento in cui ti trovi a lavorare a quel tasso di velocità cercando di mantenere. D'altronde c'è un motivo se Muccino, Sollima e Sorrentino sono partiti facendo un posto al sole da registi e da sceneggiatori. Sì, vedi il famoso concetto delle limitazioni che aiutano un artista in qualche modo, che è sempre rischioso, però è un dato. Non è detto che avendo a disposizione tutto il tempo, tutta la tua vita per realizzare il tuo film, tutti i soldi del mondo, tutti gli attori migliori del mondo, tu necessariamente porterai a casa un bel prodotto, al di là del singolo talento. Però tutto questo, perché sennò dico un sacco di cose inutili, mi interessava sapere come funziona, esatto, il flusso di lavoro di una puntata di scrittura, ovviamente, di una puntata di Don Matteo, partendo soprattutto da quello che dicevi prima, ovvero delle storie da 100 minuti, quindi sono 10 serate. Come le considerate voi, nel senso, perché poi in una serata ci sono più e cioè, nel senso, è un po' diversa da come intendiamo, non è un film, però tecnicamente sono 10 film. Sì, poi che ne so, si lavora orizzontalmente, verticalmente, come funziona? Diciamo così, si lavora, il primo lavoro che facciamo è il classico soggetto di serie, che sono un documento di 50 pagine in cui si costruiscono le linee orizzontali, cioè okay, si costruiscono le linee che percorreranno tutte le 10 serate, in cui si stabilisce cosa avverrà ai protagonisti, che sono solitamente noi, sono soprattutto le linee sentimentali, le cosiddette linee melò, e poi le linee teen, che sono, per quanto riguarda Don Matteo, appunto, quelli che noi chiamiamo i teen, i ragazzi dentro la serie, che di solito sono l'obiettivo che ha a che fare col protagonista, che è Don Matteo, il sacerdote. Non abbiamo mai un caso orizzontale, chiamiamolo, definiamolo crime, nonostante la serie sia, diciamo così, in questo genere, perché non ci interessa. Quindi non c'è mai un caso che parte da puntata 1 e arriva a puntata 7? Un super cattivo, no, diciamo. Super, no, non c'è mai, perché, diciamo così, guarda, vorrei fare... Don Matteo è una serie che si è evoluta negli anni. Tu pensi che nella prima puntata della prima serie erano praticamente 50 minuti di solo investigazione, chiamano così, giallo, crime. Un po' il signore in giallo. Con Frassica, che c'era, ma interveniva pochissimo. C'era un alleggerimenti di commedia, ma alleggerimenti tormentoni. Zero linee romantiche, zero linee orizzontale, tant'è vero che tutte le puntate, forse a parte la prima e l'ultima, potevano essere mischiate. Ok, ok. Cioè era una serie totalmente verticale, ispirata, diciamo, a quelli che venivano chiamati telefilm degli anni 90 americani. Certo. A-Team, Hazard, cioè se tu, quelli erano macchinette, era quel modello industriale drammaturgico. Sì, prima dell'arrivo di Breaking Bad, essenzialmente. Supercar con la bicicletta invece della macchina. Diciamo così, secondo me la vera svolta televisiva è stata la prima ER, okay, e poi Lost.
che hanno proprio detto: ma possiamo fare anche noi il cinema, diciamo così, possiamo fare le cose belle. Certo. E anche quello ha evoluto. Il Don Matteo nel nostro piccolo, piano piano abbiamo cominciato a introdurre delle linee orizzontali, delle linee comiche, eccetera, eccetera, fin quando è arrivato ad oggi a quello che è la forma narrativa. Una forma narrativa abbastanza purtroppo complessa. Che dici purtroppo? Perché tante volte infilarci, adesso anche ci siamo anche messe nei 100 minuti, perché se io devo mettere in 50 minuti una linea crime, chiamiamola così, che ha almeno 10 punti di svolta fissi, una linea sentimentale, una linea comedy e anche una linea teen, per 50 punti capite che diventa un incastro di scaletta assurdo in cui è difficile poi raccontare bene tutto. Io trovo estremamente interessante che la linea teen sia una linea a parte, cioè nel senso che la richiesta sia: ok, mettiamoci qualcosa anche per i ragazzi. No, però questo, almeno per la mia esperienza, non è tanto il fatto che se no non ci stanno i ragazzi, è proprio che quei ragazzi hanno una loro linea, diciamo, narrativa, che ha inizio, centro e fine. Certo. No, nasce anche, diciamo così, quando l'abbiamo messa noi è nata perché volevamo dare qualche cosa al protagonista, un obiettivo che avesse il protagonista. In questo caso era con una, avevamo fatto Juno, okay, con una ragazza che era incinta, perciò un prete con una ragazza incinta di 16 anni dentro a scandalo, e questo costruiva una storia interessante. Poi ci siamo accorti dai dati che quello portava comunque un pubblico più giovane. E qui torna l'industria. E qui torna l'industria che gli dice: ah, guarda, abbiamo preso 300-400 mila ragazzi sotto dai 10 ai 25. Se voi fate conto che in questo mondo ancora dello share, se fai il 19.5 sei uno scemo, se fai il 20.5 sei un genio. Capito che, diciamo così, le cose sono, cioè, inteso, magari se fai il 19 non rifai la serie, se fai il 20.5 la rifai. Però è un paradosso, industrialmente, perché non, cioè... No, ma è anche giusto, perché i numeri sono oggettivi, cioè sui numeri non c'è contestazione, però per dire quanto contano. Come vincere Wimbledon, cioè ti muovi sul centimetro, ogni spettatore per spettatore, sì, punti, diciamo, non grandi numeri ma proprio il singolo. Poi non parlo di Don Matteo che fa numeri, parte, però io dico che ci sono serie che sono sempre al limite, diciamo, la linea di galleggiamento è il 20% per Rai 1, più o meno, per Rai 1 io parlo, per la prima serata, però, di Rai 1. Per la prima serata di Rai 1. Se vai sotto, se vai sopra sei bravo, però in teoria il tuo lavoro è sempre questo. Il tuo lavoro è stare lì, nel senso, se vai sopra, ok, molto bravo, no, l'importante magari, è che tu non scenda qui sotto. Ma magari succede che ti cambiano la programmazione, o magari succede che scoppi una guerra e contemporanea dall'altra parte c'è in diretta l'invasione dell'Ucraina. E allora dici, certo. Quella sera lì, però diciamo... Questo è indipendente dal tuo lavoro, dalla qualità del lavoro che hai fatto, diciamo, certo, che hai sviluppato nei 2 anni prima. Ma infatti riprendiamo poi, quindi si lavora orizzontalmente sul soggetto di serie 50 pagine, poi a livello anche di tempistiche, dacci una linea temporale, cioè quanto tempo prima si comincia a lavorare alla scrittura per poi andare a girare? Prima della produzione, se va bene, 10 mesi. Okay. E piano piano un po' di tempo l'abbiamo sempre, siamo arrivati anche a 6 mesi prima. Okay. E poi, come succede, come ha detto anche il collega, a volte succede che tu scrivi il primo blocco e poi mentre stai girando scrivi il secondo blocco da 5 episodi. Perciò mentre giri scrivi, però c'è da considerare che anche mentre giri, almeno noi alla Lux facciamo una supervisione molto, cioè, no, controlliamo i giornalieri, vediamo le puntate, il montato, la post produzione. Questo ha anche un vantaggio, perché
quando scrivi le seconde 5 o il secondo blocco, tu guardi quello che ha funzionato, perché anche siamo lì nella scrittura, uno può scrivere tutto quello che vuole e può essere anche bello quello che scrivi, ma se non funziona, quando lo vedi non funziona, bisogna cambiarlo, cioè non bisogna insistere, fa, ah, ma io l'ho scritto bene, sì, ma se l'ho scritto bene, ma se non esce, se non funziona, bisogna cambiare, perciò anche questo ha un vantaggio. Okay. Vedi quello che funziona e lo cambi in corsa, sempre però in corsa, e questo è il valore numero uno per la televisione è il tempo. Quanto tempo hai? Infatti c'è un famoso regista che dice la produzione vuole finire il film, il regista lo vuole fare. È vero. Che gli dice tanto. Sì. Delle prospettive diverse, diciamo così, che ci sono. Senti, me la stai tirando fuori questo anno, volevo tenermela per farti finire il processo, ma secondo me ce lo porteremo avanti per tutta la puntata. Tu hai parlato più volte di dati, l'elemento dei dati, è guardare i dati quando uno scrive. Quindi la domanda è, io ho visto diverse puntate di Don Matteo di diverse stagioni e, a parte appunto le evoluzioni che tu dici che ci sono state, a volte mi è sembrato quasi che ci fosse una scrittura algoritmica, cioè che la struttura narrativa comunque ripercorresse più o meno gli stessi punti, negli stessi momenti, e quindi volevo capire, quando tu dici ci sono i dati che vanno tenuti in considerazione, come funziona? No, quella non è una questione di dati, quella è proprio una questione industriale, produttiva. Ok. Cioè noi abbiamo industrialmente dei limiti, che sono che noi dobbiamo produrre almeno il 50% della puntata dentro gli studios. Ok. Cioè in ambienti fissi, che sono la canonica, la caserma e Casa Cecchini. È evidente che quando tu hai questi limiti non puoi fare non siamo Montalbano, che giustamente lui fa le indagini fuori. Mi pare dirissimo che Montalbano è diventato questa leggenda della televisione italiana. Ma come produttivamente. Sì, produttivamente, perché ha troppi più soldi degli altri, nel senso è... Ma no, quello non lo so, però cioè, il modello produttivo che noi abbiamo e che funziona è quello. È ovvio che non sono le indagini, non sono i nostri che vanno fuori a fare le indagini, ma sono le indagini che vengono a casa dei nostri. È ovvio che di conseguenza, o in caserma, di conseguenza è ovvio che tu c'hai, cioè li posso anche elencare brevemente, il teaser, scena del crimine, primo interrogatorio, primo falso colpevole, carcere, visita in carcere, scarceramento del primo, scena con gli scacchi, secondo interrogatorio, e via. Cioè, sono dei punti anche che non puoi prescindere, perché non puoi uscire da quel sistema industriale. Poi puoi a volte fare dei fuori format, ad esempio in questa puntata, nella prima puntata della serie abbiamo fatto di questa serie, era un fuori format anche troppo assurdo forse per il nostro pubblico, però te ne puoi permettere uno solo, per quello che c'è, come dicete, non è un algoritmo dovuto... È una struttura rodata. Così. È una struttura, perché tu figurati, come diceva anche non mi ricordo più il nome, scusa, Tommaso, scrivere col planner vicino che ti dice dove puoi scrivere. Anche noi abbiamo, cioè, in un ambiente tu ci puoi andare una volta, ci puoi fare 5 scene perché sono 6 pagine e dentro lì ci devi stare. Per quello che dico, che bisogna tenere in considerazione il processo, i limiti industriali, che purtroppo, come dice Tommaso, si vedono a volte solo in negativo, cioè quando una volta viene male, ma non si vede le 9 volte in cui cazzo hai fatto un miracolo o hanno fatto un miracolo, diciamo così. Tra l'altro questa struttura mi era molto interessante, perché una serie TV che io guardavo assiduamente quando ero ragazzo era Dottor House, ero fissato, e se si cambia i nomi delle cose che hai detto, con primo colpevole, prima malattia, perché è esattamente identica. La struttura si può dire anche falsa vittoria, è il midpoint, sì, primo sì, colpevole, sì, vabbè, no. Pensi di avere una vittoria, invece poi scoprirai che hai sbagliato. Questa è l'universalità della struttura. Ma io non so se voi siete patiti, perché io sono più vecchio di voi, mi sa. Partiti dei vecchi anime, di cartoni animati giapponesi come Gold, Drag, Jig,
Certo. Quelli avevano una struttura, sì. quelli hanno sbancato il mercato perché erano prodotti a basso costo, perché se voi vedete su 20 minuti almeno 5 erano scene ripetitive, cioè Goldrake che si trasforma era sempre quella e durava due minuti anche, e beh, durava due minuti. Noi siamo vissuti con Dragon Ball che una trasformazione durava mezzo episodio, quindi praticamente cioè... e Dragon Ball ma io mi ricordo ero patito di Hazard. Uh-huh. Ma anche Yattaman aveva la stessa struttura. Anche Yattaman, sì, ma dico di azzardo, se voi guardate, cioè, sono ogni puntata aveva due scene di inseguimento che erano le stesse, identiche inquadrature. Cioè, in episodi diversi c'erano lo stesso salto, la stessa inquadratura, perché erano prodotti per la televisione, che voleva dire anche in termini serialità, farlo in serie, cioè non puoi farlo uno diverso dall'altro, vuol dire che tu lo devi fare serializzabile perché è un processo industriale. Poi, come dire, se sei bravo riesci a fare delle buone cose, ma in questo processo l'essere bravo dipende dal produttore, dallo sceneggiatore, dallo story editor, dal regista, sì, ma anche diciamo così, da tutta una serie di fattori che sono molto complicati, cioè è un processo, per me ogni volta è un miracolo che esca. A questo proposito, io ti faccio una domanda un po' scomoda, non voglio rischiare di farti licenziare, però ti voglio fare una domanda un po' scomoda. Nel senso, nel parlare della rete nazionale, spesso si finisce a paragonare la RAI con magari la BBC, perché più o meno il concetto di funzionamento è rete finanziata dallo Stato, dalle tasse delle persone, e in Inghilterra più o meno lo stesso discorso. È solo che, per esempio, se si guarda ad alcune serie della BBC, c'è per esempio Doctor Who o c'è addirittura Sherlock, che è una serie che poi ha avuto un successo internazionale perché rispettava un altro tipo di standard di qualità. Secondo te è possibile fare quello stesso tipo di salto industriale, di salto produttivo, come dici tu? C'è un problema relativo alle differenze di cultura? C'è un problema relativo semplicemente al prodotto interno lordo dei due posti, quindi no. Italia contro Inghilterra? Ma io sulle professionalità, io conosco molto bene quelle in RAI, devo dire di sfatare un mito, perché io ho conosciuto un sacco, per quelle con cui ho lavorato io, un sacco di persone che ci mettono passione, tempo, che vogliono proprio bene, almeno per i prodotti che ho fatto io, a Don Matteo, cioè ci mettono proprio il cuore e lavorano un sacco, soprattutto per quello che diciamo riguarda Rai Fiction, che è l'unica struttura che io conosco, perciò paradossalmente io in quello... e molte persone di questi che lavoravano lì, ad esempio, adesso sono andate a lavorare a Netflix. A partire da perciò, dai capi. Vuol dire che e dagli editor anche alcuni editor erano però, formidabili, erano detto un faro della notte, diciamo. Perciò io da quel punto di vista, per la mia esperienza personale, ho incontrato persone appassionate che ci hanno messo tanto, il contrario di quello che è il personaggio di Boris, diciamo così, di De Lopez. Poi, per me, per quanto riguarda la fiction, soprattutto per la RAI, è stato fatto un percorso in questi 10 anni molto forte, verso la BBC. Vero. Cioè, si sono tenuti dei prodotti molto popolari come Don Matteo, cercando di rinnovarlo, cercando di tenerlo almeno ad esempio un punto di vista formale nella modernità, la fotografia, Alessandro Pesci che fa il direttore della fotografia di Don Matteo, se voi vedete la fotografia di Don Matteo è una fotografia moderna. Alessandro Pesci era Nanni Moretti, se non sbaglio. Nanni Moretti, ecco. Io ci ho fatto una masterclass quando ho fatto scuola di scena. Con Alessandro, che è venuto a fare, poi lui fa Don Matteo, gli piace fare Don Matteo, ovvio che se Don Matteo avesse un'altra fotografia, sembrerebbe fuori dal tempo, invece quella fotografia te lo rende comunque dentro il tempo, comunque abbiamo fatto un discorso formale dentro, ritenendo il fatto che è un prodotto che, diciamo così, nasce nel 1999. Però Rai Fiction è anche una rete che ha fatto L'Amica Geniale, che ha fatto anche I Medici, io parlo, che ha fatto anche Doc, che sta facendo, fa Braccialetti Rossi, cioè sta
cominciando a, okay. Tu dici col dovuto, prodotti, col dovuto tempo e con la dovuta gradualità, certo, che per esempio Doc, per me, che lo fa la Lux, non lo faccio io, lo fa la Lux, è un prodotto molto moderno. Beh, poi via. Scusami se posso, scusami, sì, volevo, sì, dire una cosa, per mi taccio, però c'è una cosa rispetto anche a quello che stiamo dicendo. La BBC tra l'altro sa che quando fa un prodotto per questioni di lingua lo esporta in tutto il mondo, mm-hmm, e quindi il ritorno, l'investimento e la scommessa potenziale è più alta di, infatti, quella. Noi il cortometraggio abbiamo fatto muto, esatto, esatto. Un motivo. Grazie a Tommaso, scusami, che ha insistito, non, esatto, non volevo interrompere, no è vero, però poi, e questa è la rete, poi c'è tutto quello che riguarda le professionalità, cioè gli sceneggiatori, i registi, gli attori, i direttori della fotografia, eccetera. E lì per me c'è una crescita, cioè ad esempio per quanto riguarda gli attori, sì, sotto i 30 c'è un grandissimo numero di attori che sta crescendo, molto brava, con una qualità superiore. Se voi dovete trovare un protagonista di 20 anni lo trovate con una facilità disarmante, perché gli attori studiano moltissimo, hanno questa mentalità americana, chiamiamola così, di dover imparare che l'attore è un mestiere, che non vuol dire solo fare teatro, ma vuol dire un mestiere in tutto, anche fare televisione, e perciò c'è un livello molto più alto. È ovvio che un livello molto più alto di attoriale vuol dire fare prodotti migliori. Questo lo fanno anche gli sceneggiatori. Io ho fatto delle lezioni adesso per il master che facevo all'Università Cattolica con sceneggiatori alle prime armi, ma che mi hanno presentato delle sceneggiature formalmente ineccepibili, cosa che io 10 anni fa, quando prendevo le sceneggiature, leggevo dei copioni con o 30 scene, 80 scene, scene lunghe 20 pagine. Erano delle cose. E questo sai perché? Perché Tommaso Renzoni insegna. No, però perché loro, il concetto, vuol dire, trovi adesso persone, okay, forse per l'apertura che c'è maggiore, per l'interesse che cresce, non so rintracciarlo, però è vero che la qualità media anche dei principianti si sta alzando moltissimo. Secondo me perché siamo andati anche molto dietro il velo magico dell'audiovisivo, nel senso che banalmente noi con Slim Dogs facciamo divulgazione cinematografica, e se fino a 3 anni fa che noi non facevamo video uno sentiva parlare di motion control, non aveva idea di cosa fosse, oggi probabilmente chi segue noi, se io dico motion control, datemi prova di questo in chat e scrivete cos'è il motion control, bravi, tutte le persone lo sanno, perché se oggi cerchi come si scrive una sceneggiatura su Google, poi ovvio che non ci basta Snyder, quello, Blake però chatto, no, trovi Blake Snyder, lo compri, lo leggi, sì, e magari formalmente poi il talento e l'arte è un'altra, certo, roba, però no, c'è, certo, molti più strumenti. Io ti volevo chiedere, visto che si è parlato di evoluzione, volevo partire da esempi specifici, ma che magari non ci sono, però te lo chiedo lo stesso, e poi allarghiamo la domanda. Visto che tu hai detto che comunque c'è questa volontà, o comunque c'è questo movimento verso una roba un po' più stile BBC, o comunque un approccio diverso, che bisogna mutare comunque, se no si muore. Una volta che tu hai fatto, però tutto in base ai dati, come dicevi prima, una volta che voi avete, cioè se mi puoi dire, una volta in cui avete fatto un cambiamento e i dati vi hanno dato ragione, e una volta in cui invece avete fatto provato a fare un cambiamento e i dati hanno detto no, torniamo indietro. Su anche non per forza su Don Matteo, però tu, sì, quello, o anche su Diavoli, non lo so, dimmi tu. Ma partiamo sempre da un principio base, che, mm-hmm, io cerco di raccontare quello che interessa a me, certo, quello che io penso sia interessante, mm-hmm, e non faccio una questione puramente di marketing, perché sennò se non mi interessa né raccontarlo non lo scrivo neanche. No, appunto, perciò parto da questo. Purtroppo i cambiamenti vengono, io sono sempre un tipo molto conservativo, i cambiamenti che avvengono di solito sono sempre dovuti, ripeto, a questioni industriali, a questioni come questo Don Matteo, Terence, non Terence, Raul Bo, fui quello di dire che questo cambiamento l'abbiamo fatto in corsa. No, poi di questo dobbiamo parlare per almeno altri 20, io ho... Come Miles Morales e Peter, sì, Parker, sì, lo stesso concetto. Fortunatamente tutti i cambiamenti che abbiamo fatto ci hanno portato
ci hanno ripagato, ci hanno portato fortuna. Forse uno che ha penalizzato il prodotto è appunto, ad esempio, quando in Passo dal Cielo, che faccio sempre io, Terence decise appunto di smettere per cercare di riposarsi, perché quella era una serie molto molto faticosa, girata a 2000 metri con i cavalli, certo. Una persona di 75 anni che stava 10 o 12 ore su set a 0 gradi, 5 gradi, ma di Superman. Decine di... comunque, certo. Sì, sì, no, ma proprio personalmente ci sarebbero persone che a 40 anni non saprebbero a fare quella resistenza, e quello evidentemente ha, diciamo così, limitato il prodotto, che poi nelle scorse serie, secondo me, pur facendo un discreto lavoro, non ha dato gli stessi risultati in termini di share. Okay. Però, diciamo, questo è... Però quello è più legato al fatto del personaggio, il volto, no, che ti tira... Sì. No, negli altri casi... Vai, scusa. No, dico, invece le puntate fuori format vengono recepite bene dal pubblico? Questo è di cui parlavi. Ah. Per me, quelle fuori formato, per chi le scrive, a volte è un boccone, è respirare aria nuova. C'è chi le apprezza, chi le disprezza invece, però poi almeno apprezza il fatto che dopo torni nel format. Quindi tendenzialmente se la format va male, quella dopo andrà benissimo. Ad esempio, faccio un esempio della prima puntata di quest'anno, che era un po', diciamo, il giorno della marmotta. Ed era tutto un sogno di, cioè, il loop, diciamo, di un sogno, il loop di frasi che Frasica, molti non hanno compreso. Preso, che molti, per me faceva ridere la sequenza in cui sparano a tutti. E ho visto su Twitter che è stata vista 100.000 visualizzazioni, una cosa che faceva proprio ridere a me. Con Terence che ride alla fine, guarda, dice: cazzo, sono morti tutti. Però per molti non l'hanno, mi fanno sempre rivedere la stessa scena, non capisco, mi si è bloccata la televisione. Mi si è bloccata la televisione, non l'avevo sentita. Su Twitter, quello ad esempio è stato un rischio, alla fine però secondo me la maggior parte del pubblico ha apprezzato poi quando siamo andati... nel siamo nostro format, nel format. Okay. Anche perché se piace è un po' come andare al ristorante. Se ti piace andare col ristorante perché ci sono quei piatti, poi uno ogni tanto può cambiare il menù, ma non è che lo può cambiare tutto, perché altrimenti, diciamo così, quello che apprezza quel menù e non se lo trova se ne va dall'altra parte. Però ti posso chiedere una cosa un po' particolare, che come dire, in tanti ambiti se ne parla spesso, secondo me questo è uno di quelli in cui è più importante. Secondo te c'è un vantaggio nell'educare lo spettatore, nel senso nell'abituarlo a delle cose, perché come dici tu, la persona che guarda la TV e non capisce l'episodio è probabilmente perché non ha mai visto una cosa del genere, però se continua a non vederlo mai tenderà a non capirlo la prossima volta, invece ogni tanto magari se riesce a non capire però a imparare... Insomma, è un grande dubbio, perché come dici tu, da un canto se una persona viene nel ristorante vuole sempre lo stesso piatto, dall'altro se non gli si dà mai qualcosa, qualcos'altro non può mai imparare. Beh, questa, diciamo così, è l'arte della mediazione che noi abbiamo sempre fatto in Don Matteo, cioè cercare di mantenere alcuni punti fissi e poi cercare di cambiare, di fare dei fuori forma, di cambiare delle linee narrative. Il vantaggio di Don Matteo è sempre stato uno che ha una forte base verticale, che è il caso giallo, il fatto che il protagonista sia il cosiddetto angelo viaggiatore, che non cambia mai, per quindi è non usurabile, cioè immortale, non cambia mai. Tu a Don Matteo può succedere di tutto, ma lui non cambia. La stessa cosa con Nino Frassica e la sua comicità. Come personaggio lui non cambia mai. Dall'inizio alla fine è sempre quello che succede. E questo ti consente di avere delle colonne portanti che ti portano... che poi tu puoi cambiare tutto il resto. Che sono, diciamo così, diciamo, il motore e l'aerodinamica rimangono quelli. Puoi cambiare dei profili a rari. Okay. Puoi cambiare delle cose e andare avanti. Scusami. Il commento di Okuro Neko, che a me fa un po' ridere, però secondo me tira fuori una cosa interessante. Infatti, poi ne parliamo. Dice: il problema è che l'età media di chi segue Don Matteo è stimata in carbonio. A parte che a me fa molto ridere come concetto. Però voi ne tenete conto di questa cosa? Ma questo però in teoria non è oppure tanto esatto, vero. Quanto è vero. Ma infatti è un non mito è tanto da sfatare, vero, perché noi abbiamo il 30% del nostro...
sulle fasce giovani facciamo il 30%, giovani intendo sotto i 30. Esatto, abbiamo un pubblico di laureati, pubblico di laureati del 27-30%, cioè un pubblico, cioè ci sono programmi che stanno a, ma adesso voglio dire, i programmi che hanno un'età media più alta e un'età di scolarizzazione più bassa sono i talk politici. Però questo, ecco, stiamo attenti, è una cosa che io voglio dire, siamo attenti a dire, e infatti su questa cosa non ci sono mai stato, che il pubblico anziano e che non abbia una laurea sia un pubblico di scemi. Ok. No, questo no, cioè se no, se no facciamo un discorso sbagliato. Funziona quello che dico sempre io, prodotto per il target, cioè c'è un prodotto che va per un certo target, e tra l'altro spesso secondo me la visione di chi non fa quel prodotto è anche falsata, perché io in primis fino a prima di prepararmi per questa puntata ero convinto che la maggior parte che i giovani che seguissero Don Matteo fossero pochi, poi invece mi sono andato a informare, sono un numero per me sorprendente. E poi comunque mi rendo conto, ad esempio, poi parlo per il personale, ad esempio Elena, che è mia moglie, si vede robe che magari, santa donna, magari non vede Don Matteo, perché di base non accende la Rai in quel momento, però adesso si sta guardando su Netflix Jane the Virgin, che di base, ragazzi, è quello, cioè nel senso è... Con un twist latinoamericano. Sì, perché prende in giro le telenovelas, ma paraculamente ne riprende la struttura, e lei sta in fissa. Quindi io penso che se su Rai Play, nel senso, lei accedesse a Rai Play e trovasse Don Matteo, magari se lo guarderebbe senza problema. Posso dire che si fa però un po' troppa confusione tra toni e contenuti, cioè il fatto che magari è chiaro che chiamandosi Don Matteo, per chi non ha una predisposizione al mondo, come dire, della chiesa, non neanche della spiritualità, perché non è quello, della solidarietà, direi come concetto, a quel set di valori, perché è poco magari popolare nel suo giro di culturale avere quel tipo di, chiaramente pensa, oh no, ma che fa da vedere la cosa col prete. In realtà la struttura di Don Matteo è identica a quella di Law & Order, da un certo punto di vista, esatto, tolta la parte tribunale, diciamo, è identica, come dici, a Dottor House. I casi non sono assolutamente casi, come dire, con col pelo sullo stomaco, cioè senza pelo sullo stomaco, perdonatemi, per cui non so, per esempio anche questo, uno degli ultimi, il col trafficking con i bambini che nel doppio fondo di un camion, no, nel senso, non è che stiamo parlando di una situazione perché tu dici Don Matteo si occupa di chi ha rubato la reliquia dalla canonica e a un certo punto si presenta uno e dice scusate ero povero e per questo ho rubato, e lui lo assolve. I casi di Don Matteo sono casi che parlano, come dire, sono casi crime. Il tono è la cosa interessante, il contenuto in questo caso è declinato con un sacerdote. Poi, io sento, scusa, che c'è... mi sono preso la briga. No, ma hai fatto bene. Io sento però che c'è una parte, perché io poi, da regista e da regista di roba di genere, ovviamente, sono quanto più lontano possa esistere da Don Matteo, e sento che c'è una parte che non riesco a conciliare dentro di me, perché da un lato per me è un mondo bellissimo, un mondo in cui tutti quanti ci guardiamo tutto il tempo i film di Tarantino, dall'altro canto però è ovvio che la realtà non è così, è ovvio che esiste una grossa fetta di persone a cui piace quel prodotto, per cui va prodotto, scusatemi la ripetizione, quel prodotto. E quindi c'è sempre una parte di me che dice, da un lato che è bello fare tutte le cose diverse e fare tutte le cose di genere, dall'altro effettivamente se questo prodotto vende e esiste un pubblico che lo vuole vedere, vale la pena produrlo. Ed è uno strano cortocircuito. Non tutti conoscono il nome del direttore di fotografia a memoria. No, cioè, certo, non tutti, esatto, sono cinefili. Non tutti sono cinefili. Un prodotto per vedere, per apprezzare il movimento, esatto, di macchina. Esatto, ed è quello il mio cortocircuito, perché da un lato è quello che desidero. Matteo in generale della televisione italiana. Ma infatti è uno strano cortocircuito, perché da un lato è il mondo che desidero per me, su misura per Mauro. Da un altro è il mondo che esiste e che quindi io mi devo sorbire. Sarebbe un mondo tremendo, per carità, e ne sono convinto, però è sempre uno strano cortocircuito da cui faccio fatica ad uscire, essenzialmente. Detto, mi sembra che in chat emerga un po' questo concetto che i giovani non si sentono rispecchiati
nei personaggi giovani di Don Matteo. Che esatto. Visto, che sennò Mario, sembra... questo è vero. No, ma allora questo. Allora, per me questo è vero, nel senso che purtroppo, diciamo così, ognuno riesce a scrivere bene quello che conosce. Il mondo dei giovani è difficile da scrivere perché è un mondo particolare, è un mondo in continua evoluzione, cioè quello che è adesso i giovani tra 5 anni sarà totalmente diverso, come parlano, di cosa parlano, cosa gli interessa. È ovvio che è sempre una visione che abbiamo noi adulti. E questo però paradossalmente funziona perché è come i genitori vorrebbero vedere o vedono i loro figli, che è rassicurante, diciamo così, anche perché far vedere veramente come quel mondo sarebbe più difficile. Questo è assolutamente vero, che diciamo così c'è questa difficoltà a rappresentare quel mondo per chi lo scrive, anche per chi lo mette in scena. Anche rispetto... Sì, però ti posso dire, cioè, se a me fa un po' ridere questa cosa che viene detta, perché io ho visto Baby, e i Baby, per quanto sia una serie innovativa, incredibile, di Netflix, i giovani sembrano scritti, sembrano il signor Barnes col cappellino. Vabbè, okay. Però Baby... Senso che fanno... Però io parlo di quello... Però guarda Scam. Sì, però Scam... Non prendi il cattivo esempio. Però Scam è l'unica volta che, ti giuro, io ho visto in Italia un giovane che parlava come parlavo io al liceo. Tutti per gli altri... è come, secondo me... si rientra in un canone che è, secondo me, anche poi magari sbaglierò, quel tipo di prodotto lì si porta dietro comunque un minimo, non voglio dire stereotipo, ma quantomeno il fatto che ci sono degli archetipi da mettere in scena. Diciamo, quindi tipo, è come se i carabinieri dicessero: ah, ma i carabinieri riprodotti in Don Matteo non sono, ma i carabinieri non parlano veri. Così, ma che c'è, no, ma è vero, ma cosa vuoi dire? Un concetto, internet ha cambiato un pochino questa percezione, ma in realtà in ogni generazione della storia umana i giovani non si sono sentiti rappresentati da come erano rappresentati, proprio perché i giovani per loro stesso, come dire, costitutivamente hanno un'età per cui non possono autorappresentarsi, certo. E quindi, cioè, quando diventi abbastanza vecchio per rappresentare te stesso giovane, non sei più giovane. E l'evoluzione dei giovani è molto più forte perché rappresentano il cambio dei codici culturali, così, quindi uno dice: no, non siamo quella roba lì. Ora è chiaro che internet ha portato a una maggiore autorappresentazione da parte dei giovani, nel senso che si mettono in scena da soli, per cui è evidente che si nota di più adesso la distanza che c'è tra prodotti che puntano proprio a emulare e essere mimetici, diciamo, rispetto ai giovani. Si cita in chat Scam Italia, cioè fare mimesi proprio totale. Infatti scritti da loro, Scam c'ha proprio un processo produttivo per il quale la sceneggiatura passa dagli interpreti prima di arrivare in scena. È imitazione più che drammaturgia, si imita il linguaggio in modo sopra l'idea che ci sia una storia che invece abbia una sua... Poi di solito sono sempre molto molto di genere questi. Sì, esatto. Beh, sono prodotti molto di nicchia, se tu devi pensare... Adesso per fortuna c'è la possibilità di fare prodotti di nicchia che vanno sulle piattaforme, però siccome noi qui si parla di prodotti che devono fare mainstream, un pubblico cioè se io mettessi Scam in Don Matteo non niente. Certo. Giannino Frassica nel loop è un problema, esatto. Figuriamoci. Senti. No, ma è giusto, cioè, secondo me, certo, la realtà che... È quello che dicevamo prima, c'è un pubblico che è abituato a un certo tipo di prodotto e vuoi non vuoi bisogna fare un prodotto adatto a loro. Io voglio parlare della questione che ha smosso... Sì, io ho studiato marketing all'università e credo che di questa roba... Credo di questa roba ci si potrebbe fare tranquillamente una tesi, cioè il passaggio di protagonista di Don Matteo. Io voglio sapere tutto, voglio sapere, cioè, come ha funzionato, quali sono stati i drammi, anzi farò un momento di pitch, perché così magari se la Slim Dogs fallisce posso sempre magari avere un futuro come assistente sceneggiatore. Io avevo due idee su come sarebbe potuto andare per sostituire Don Matteo e far entrare Don Massimo, e le dirò adesso. Vai. La prima era che... Giocatela. Sono due. La prima è che... praticamente Don Matteo diventava papa. Cioè, a un certo punto veniva concilio, fumata bianca, Don Matteo papa, ed era un'uscita di scena pazzesca. E arrivava con la bicicletta a Piazza San Pietro. E ti giocavi anche il fatto che lui poteva comunque riintervenire con Don Massimo, certo, in call, che ne sai, e te lo potevi giocare. Secondo me era una roba.
Altra opzione, buono, che però era molto più crime, era che si scopriva, cioè Don Massimo, sì, era colui che arrestava Don Matteo, no, perché si scopriva che in realtà era sempre stato lui a uccidere tutti. Tipo Dexter, c'era, cioè, no, un serial killer. E beh, quindi Mario se n'è andato, giustamente. No, mi sembra c'è giusto. Una cosa che era interessante, davvero l'abbiamo perso, però. Che fu- no, ah, no, eccoci, eccoci. Invece una cosa che era interessante. Quindi non ti sono piaciute, Mario, giusto? No, no, è lei. Okay. Che dici? Ma aspetta, ma, Tommaso, non mi rubare un momento, fammi fare. Quindi, tu ce l'hai già un lavoro da sceneggiatore, Tommaso? Erano perseguibili, ah, secondo te? No, per niente? Ci, no, ci si poteva provare? Quella del Papa l'abbiamo usata nella serie precedente, in cui nel finale alcuni pensavano che andasse via col, a causa del Papa. Okay. Invece lui non, quando diceva ho scelto voi, non il Papa. Okay. L'altra... se si fosse potuto fare una puntata in cui c'erano tutte e due, vabbè, diciamo così, la famosa guest, la famosa, il famoso guest director, no? Quando è andato Tarantino a dirigere gli episodi finali di CSI, stesso discorso, ah, si poteva chiamare Tarantino a dirigere un paio di episodi di Don Matteo e te la giocavi così. Scusami, Tommaso, adesso puoi andare. No, volevo chiedere, perché io ho premesso che mi è molto piaciuto come avete gestito il passaggio, ogni volta che uno poteva sentire forse il caveat potrebbe essere, invece no, è stato veramente, e narrativamente funziona, quindi, però io dentro di me avevo scommesso su una su quel fatto che nel pilot di Don Matteo lui dice che viene dal New Mexico, mi sembra, da comunque quando arriva che perché lavorava con i detenuti, sì, sì, e faceva il Messico, però, in Messico, sì, li faceva, sì, proprio, sì, gli aiutava, però gli aiutava troppo, diciamo, quasi... Quindi Breaking Bad diventava... No, ho pensato però che nella... No, no, non è una presa in giro, ho pensato che nell'arco quella roba per cui lui doveva, come dire, doveva cambiare aria in qualche modo, per un motivo che avesse a che fare con questo, fosse legato all'arco di personaggio. Posso dire, sento il fiume in gube, era quello, era quello. Vabbè. Quel presupposto, anche questo è un po' sento il fiume in gube, nel senso che è chiaro che è un po' in villeggiatura, nel senso come principio può, certo, tornare, però non lo so perché, era una curiosità mia, perché non so perché, ma uno penso va a vedere le Bibbie in questi casi e dice come facciamo a, cosa abbiamo seminato nel tempo. Raccontaci, dice, il momento in cui ti hanno detto Terence non ci sarà, no, più, cioè, no, beh, nel senso, Terence no, ma arriverà Raul. Io chiamo Raul perché è amico tuo, certo, abita vicino. Ma diciamo, non c'è stato una serie di non posso dire molto preciso, non posso dire tutto, diciamo così, perché la questione è abbastanza, diciamo così, delicata. Però non è che c'è stato a livello di sceneggiatura, parlo ovviamente, eh. Non di contratti. Cioè, non c'è stato un momento preciso in cui si è dato, se non c'è più Terence, cioè. Innanzitutto, questa serie, noi quando abbiamo cominciato a scrivere pensavamo che ci sarebbe stato per tutto il tempo Terence, e addirittura si era pensato di fare una puntata con Raul come guest, una e cosa estemporanea, anche perché adesso avremo Don Matteo senza Don Matteo, esatto, cioè questo è il punto che a me sconvolge. Ma questo è il grande segreto non ce lo può dire. Ah, okay. Magari dalla prossima stagione. La grande domanda è questa: come ci fa essere, come può chiamarsi, non può far esserci Don Matteo senza Don Matteo? Esatto. Questa è la grande domanda che magari a cui risponderemo all'ultima puntata. Vedi, anche perché cliffhanger. Perciò, diciamo così, piano piano si è arrivati a questa forma per cui Terence ci sarebbe stato 4 serate e nelle altre 6 sarebbe entrato Raul, però è tutto molto in corsa, anche perché avevamo già scritto le prime 5, siamo dovuti tornare indietro a riscrivere 4 e 5 e poi il resto. Posso chiederti una curiosità? Avete tenuto i casi gialli? Sì, esatto, come il cambio di protagonista voi li avevate già scritti e siete dovuti tornare indietro, ma i casi gialli di puntata, no, i casi non li avevamo scritti fortunatamente infatti, però sono cambiati anche in base al tipo di protagonista, okay, perché avendo comunque uno che era un ex
carabinieri, dei reparti speciali, eccetera, eccetera, può fare cose che verosimilmente sono plausibili, che lui può fare. Anzi, se c'è una cosa che, su cui abbiamo giocato in questa serie, è che lui di per sé, Raul, Don Massimo, è un investigatore, cioè ce l'ha nel DNA. Lui semmai deve imparare un po' essere a diventare prete. Certo. Sì, deve quello è la... cioè, certo. Da un punto di vista dei gialli, noi abbiamo potuto anche esagerare a volte, fare delle cose che prima non avremmo potuto fare, anche perché non era, al di là di Terence e Trinità, però aveva alcuni limiti. Di... invece lui, essendo un Nox, chiamiamolo così, un Nox, un carabiniere, un GIS, quello che è, può fare delle cose che dice, ah, questo ci credo. Semmai è il sospetto, come detto, ma ci credo che è un prete, perché diciamo che la strategia retorica che noi abbiamo usato è questa, cioè quello di mettersi per far accettare Raul dal punto di vista degli spettatori che l'avrebbero in qualche modo odiato e messo in discussione. Mette in scena il problema attraverso il punto di vista di quello che è comunque uno dei personaggi più amati della serie, che è Nino Frassica, che è Natalie Ghettà, che sono tutta quella famiglia, e piano piano, partendo dagli schiaffi, arrivando alle carezze, diciamo così. Ok. Questo è... Ma invece, aspetta, invece gli orizzontali relazionali vi sono cambiati con questa cosa? Beh, sì, questo è stato il problema maggiore, perché abbiamo avuto la cosa positiva è che in realtà, come succede quando va via un prete e ne arriva un altro in qualsiasi parrocchia, poi il prete deve occuparsi dei problemi di prima. Certo. Cioè il prete, il prete non si porta via i problemi, li lascia al suo successore. E questa è stata la stessa cosa, i ragazzi, le cose. Mi ritrovo lì, mi ritrovo tutta una famiglia da sistemare che mi odia con gli stessi problemi. Cioè questo è anche un vantaggio, cioè la realtà ci ha aiutato. Perché comunque quando arriva un prete, poi è classico, chi conosce questa realtà, quando arriva un nuovo prete in una parrocchia lo odiano tutti. Certo. Deve sempre stare, cioè, perché prima era meglio, perché quello di prima era più bravo, quello come stava meglio, quando quello si quello stava prima. Peggio. Comunque, cioè, come dava le ostie, bravo. La realtà ci aiuta. Certo, beh, poi che anche il pilot di Don Matteo è così, in realtà. Lui arriva e non è per niente immediatamente benvenuto. Cioè, lo straniero, lui non a caso si chiama lo straniero, mi sembra la prima puntata. Sì, sì. Perché poi c'è anche la morte di uno straniero. Straniero, sì, sì. Fatta da Odoi. Io devo chiederti una cosa, adesso andiamo nel territorio di Boris, ovvero uno dei tre personaggi più divertenti, secondo me, dell'intera serie sono ovviamente i tre sceneggiatori. Hanno dato, Natalia alla frase più celebre, che è F4 Basito, così Debotto senza senso, eccetera. Ora, quei personaggi, poi c'è anche quella battuta incredibile di Martellone che dice sceneggiatore cane che rubi lavoro a quelli bravi quando finalmente li frega. E soprattutto questa cosa, loro prendono una quantità di soldi a settimana incredibile che per non fare niente, yacht. Perché scrivono poi dallo yacht copiando le serie coreane. Ora, è ovvio che la serie Boris sia scritta da sceneggiatori e quindi quella è sicuramente una maniera di, come dire, fare ironia su loro stessi, però sono particolarmente, come dire, i personaggi proprio senza nessun perdono, mentre René viene fatto vedere come un regista dalle buone speranze che poi ci proverebbe anche ma non ce la fa, eccetera eccetera eccetera, loro sono proprio i cattivi della serie, no, la lucura, sono matti. Ora il punto è, arriva da qualche parte? Come è successo? Dov'è parcheggiato il tuo yacht? No, esatto, no, la domanda è come è successo? Come è successo che fossero dei personaggi, che sono usciti questi personaggi così terribili? Cioè, c'è un pregiudizio all'interno dell'industria? Ci sono delle verità? Cioè, è solo tanta autoironia? Non dire tutto. Il vostro parcheggio degli yacht, quello di tutti gli sceneggiatori. Io mi farei dare il nome dell'agente e allora cambierei il mio agente, se questi hanno gli yacht e se questi hanno...
Forse almeno hanno avuto questa l'idea originale di farli cattivi, almeno i cattivi, così, visto che siamo poco considerati, almeno li facciamo i cattivi della serie. Sì, cioè, però questa cosa del di che facciamo, boh, fagli fa questo, che scrivono le sceneggiature all'ultimo minuto, c'è quel tipo di sceneggiatore in giro? Magari non è ovunque, ma esiste? Io a volte incontro quelli che chiamo io degli sceneggiatori un po' jazz, che dicevano così, scrivono diciamo non senza grandissimo pensiero, ma non facendo cose alla cazzo. Cioè, questo è una cosa in cui, ripeto, è un mondo in cui, almeno per come dove lavoro io, non è che ti perdono tanto. Cioè, una puntata così così, due, a terza non ti chiamo più. Non, almeno per il mondo della televisione in cui lavoro. La vita degli poi sceneggiatori è più simile a quella di René come concetto. Quanto ci vuole per scrivere una sceneggiatura? Quanto ci vuole? Una prima stesura, quanto? Da 100 minuti con la scaletta, dalla scaletta, da avendo il soggetto dalla scaletta, 3 settimane. Ah, ok. Da 100. Tante o poche? Sono tante. Beh, no, è un buon tempo. Per essere una serie che ha questa macchina così industriale, è un buon tempo. Anche perché quanti sono i Riders Room? Tanti comunque. 4-5. Sì, 4-5. Però poi, domanda. Ripeto lì, se manca l'ispirazione, magari se funziona, lo scrivi anche in una settimana. Se sì, questo è certo. Due domande. La prima è: tu però stai parlando di Don Matteo, che è una delle serie di punta, che quindi immagino sia quella che goda un po' più di, come dire, di spazio. Esistono realtà più piccole in cui è più difficile, i tempi sono più corti, ci sono più limitazioni, o è più prodotto uguale? Ma guarda, in realtà i costi che ha mediamente, allora, Don Matteo costa di più perché ha delle star da pagare di più sostanzialmente, però i costi ad esempio per la Fiction Rai sono abbastanza, e secondo me giustamente, standard. Okay. Il costo orario è quello, più o meno sono 500-600 mila euro a ogni 50-100 minuti, ogni ora. Perciò, bene o male, i soldi sono quelli. Non... Che tra l'altro è pochissimo, nel senso, se vediamo, vuol dire che per fare 2 ore sono 1,2 milioni, che per fare un film non è tanto, nel senso, un film solitamente costa 3-4 milioni, quindi insomma... Beh, un pilot di una serie americana costerà 5 milioni di euro, 50 minuti, cioè, 5 milioni di euro. Questo è un cane che si morde la coda, perché è evidente che non posso investire più di questo se poi... Assolutamente sì, no, ma sto dicendo che siamo sempre lì, io dico sempre che poi il nostro mestiere è come avere un ristorante, c'è lo chef... C'è quello che fa la ricetta, ci sono gli ingredienti che sono gli attori, e c'è tutta una serie di cose. Se tu hai 100 euro per preparare un pranzo, è diverso che averne 1000. Poi puoi fare con 100 euro un pranzo molto più buono che con 1000 euro. Puoi fare una buona pasta alla carbonara con 100 euro e uno schifo di sushi da 1000. Ma... quando tu c'hai 1000 euro puoi sbagliare molte più volte. Cioè, noi ad esempio in Don Matteo non rigiriamo quasi niente. Cioè, non rigiriamo alcuna scena. Al massimo, se ci servono, andiamo a rigirare dei primi piani. Quando, ma non, cioè, su facciamo 100, cioè 1000 scene, 1500 scene, ne giriamo 5, ne rigiriamo. Cioè, non è che riapriamo il set, rifacciamo, rivediamo, abbiamo sbagliato. Riapriamo la canonica. Sì, che poi è essenzialmente quello che succede anche qui a Slim Dogs con le produzioni interne nostre, ad esempio. Noi oltre ad essere produzione video per esterni, spot, robe varie, cioè abbiamo una serie di un piano editoriale di produzioni per il nostro canale YouTube. Quella roba lì ovviamente soffre del fatto che non è il nostro primo lavoro, che è una cosa secondaria, e quindi anche lì c'è che se io devo scegliere se andare a impegnarmi di più su una produzione per Prime, su un set per uno spot o su quella roba lì, è ovvio che ne soffre, perché cioè, il tempo che devo dedicarci e il business che ci ruota intorno è diverso. Quindi secondo me è sempre la questione di tenere a mente l'elemento industria. Ma poi va pensato in termini che non sono unità,
per cui uno fa una puntata con Matteo, quella con il corso lì, uno deve metterne a sistema un tot, esatto, proprio quello, la stessa qualità, la stessa durata, la stessa, come dire, lo stesso passo, devono essere riconoscibili, perché se uno le fa in maniera differente cade il concetto di serialità. Quindi in questo, anzi, altro che i cattivi della serie, gli sceneggiatori sono gli angeli custodi della serie. Io, scusami, prima Marco, chiedi questa cosa, domanda: tu Mario fai anche quello che nell'industria americana è lo showrunner, cioè in America, no, quando si ha una serie molto importante, sì, ci sono i registi delle singole puntate, ma poi c'è uno showrunner che solitamente è il creatore della serie, che segue sia sul set una supervisione, sia durante il montaggio un... Guarda, formalmente sì, e lo faccio con gli altri da 10-12 anni formalmente, poi non, diciamo così, nei titoli no, ma formalmente, ma perché è un sistema con cui si lavora qui dentro, dove lavoro io, in cui c'è una supervisione su tutto, cioè io seguo la scrittura, il casting. Sei anche sul set? Adesso vado sul set se ci sono dei problemi, cioè, okay. Quando arrivo mi guardano male. Sanno che... C'è qualcun altro però che magari è un po' più c'è junior, un, no, di c'è un altro, cioè, no, no, c'è un junior che sta sul set, c'è sempre uno sceneggiatore sul set, e che quando si gira un attore dice: ma dove sono io? E quello dice: no, tu vieni da qua, hai fatto quello, ah, perché anche lì fai girare nello, sì, ma anche perché girare nello stesso giorno magari 6 scene di 6 copioni non è forza. Diversi e raccordare emotivamente, perché sono molto più importanti i raccordi emotivi che i raccordi di vestiti, diventa difficile. Poi c'è la post-produzione, che noi seguiamo tutto, c'è il montaggio, ma anche le musiche, e poi noi seguiamo anche la messa in, io seguo anche la messa in onda. Cioè, adesso, un'ora fa abbiamo fatto una riunione per l'ultimo, la promozione di anche il marketing, quindi proprio del marketing, come abbiamo questa cosa che con l'Eurovision partiamo questa settimana, andremo martedì giovedì, come dobbiamo promuoverlo, facciamo spoiler, non facciamo spoiler, se volete colpire un target 18-24-25-34 la Slim Dogs è aperta, certo, a fare un come cazzo hanno fatto, come cazzo hanno fatto su Don Matteo, su Don Matteo, esatto. Vabbè, però è, diciamo così, questo vuol dire essere showrunner, non lo so, questo però è quello che faccio. E qui dentro lo fanno anche in tanti, da 10 Poi la grande differenza tra gli showrunner veri americani è che quelli hanno in mano il budget, sono produttori, cioè hanno in mano i soldi. Sì. Voi loro avete solo responsabilità. No, e quindi no, vuol dire che il margine anche lì è ancora più stretto, perché quando diciamo una puntata viene un pochino più bene, meglio, una puntata viene un pochino peggio. Pensa quando tu sai gestire i soldi, quanto è imperdonabile una scelta sbagliata, una scelta giusta. Non è più un lavoro collegiale in qualche modo, ma è un lavoro di responsabilità. Però, ad esempio, unica. In questo mi sento anche più libero, perché non avere i soldi, la responsabilità dei soldi, mi dà anche la libertà di fare delle cazzate. Sì, cioè, diciamo, facciamo una follia, ma tanti soldi non sono miei, proviamo. cioè ti dà anche quel margine artistico, chiamiamolo così, che la pensa, dice: no, guarda, che questi sono i soldi, di questi 10 milioni dipendono 50 famiglie o 200 famiglie. Lì stava, no, aspetta, vediamo cosa, cioè, riprendi per quello che. Secondo me, riprenditeli, io scrivo la mia puntata, poi esiste un sistema dialettico, perché anche qui non è che la produzione sia nemica del prodotto, la produzione fa il suo lavoro, cioè deve considerare la sostenibilità del processo, perché ci sono tantissime storie di produzioni che sono andate fallite cercando di fare il grande Michael Cimino, cioè, non so più, altri registi che l'hanno portato a... È ovvio che è un gioco delle parti in cui ognuno deve fare il suo lavoro, la produzione gestisce i soldi, gestisce la fattibilità, il regista e la parte creativa gestisce la possibilità di fare al meglio, dentro una continua dialettica che secondo me è la migliore, anche perché giustamente, come diceva Tommaso, molte volte quando non si hanno limiti si fanno le cose peggiori. Per chiudere su una nota positiva questo discorso,
In chat Elena Santoro ha scritto che siamo gli sceneggiatori più buoni d'Italia, perché è un contatto che abbiamo in comune e volevo mandarla bevuta, scusate. Buono. Io volevo leggerlo perché però tu hai fatto giustamente pubblico ludibrio. Elena, posso dirlo, ha lavorato tanti anni con me, perciò. Ah, quindi stai dicendo che è non è onesta? È un giudizio di parte, non è un conflitto di interessi. Vabbè, c'è una domanda interessante conto. Da Floating Tots, che secondo me può rispondere sia Tommaso sia Mario, perché insomma Tommaso anche con braccialetti rossi. Quante direttive arrivano dalla RAI per la scrittura? Se siete più o meno liberi, oppure ci sono delle linee, delle tematiche che vi chiedono di trattare? Che ne so, io mi ricordo che c'è stato un momento in cui il digital... Certo. È arrivato, cioè io mi ricordo c'è stato un momento in cui proprio forse era proprio una cosa a parte, tipo i protagonisti Don Matteo ti insegnavano cose legate al digital, cioè questo flash. Io cito se purtroppo... sì, queste non però posso astenermi, era una campagna a parte, però c'era però era quindi... una cosa a parte non faceva parte della puntata, una cosa a parte, ma era anche una cosa intelligente, diciamo, certo. Come insegnare la digitalizzazione, cioè prendiamo quello che era il diciamo così, l'uomo medio, cioè Cecchini, il maresciallo Cecchini, l'uomo medio d'Italia, e chi meglio di lui può imparare di insegnare? Se lo capisce Cecchini, lo capiscono tutti. Però ci sono quindi tematiche, la RAI arriva e dice quest'anno ragazzi bisogna parlare di, non lo so, stavo dicendo, gender. Io non mi posso esimere dal citare il famoso episodio contro la droga di Boris. Sì, ma a me non è mai capitato, no, no, neanche a me. Se dovete parlare di questo, il tema può essere con la TV generalista in assoluto, quindi non Rai, che se in puntata, ma di solito questo si ferma prima di arrivare a Rai, si toccano dei temi che possono essere controversi per un pubblico generalista, quindi vasto, può arrivare, come dire, una, ma non è una nota, come dire, un ammonimento, una munizione, è un modo di dire attenzione, trattiamo questa cosa, forse non ve ne accorgete, ma vista in questa maniera può suscitare una polemica su questo argomento, su quest'altro argomento, che in questo momento sono delicati, però questo è corretto come postura, assolutamente. Parliamo a famiglie che si mettono davanti alla televisione di tutta Italia, estrazioni differenti, quindi non arrivano le telefonate tipo quelle di Fedez, quella no, no c'è un modo, no c'è un modo semplicemente di trattare certi temi che poi si possono comunque trattare, anzi alla RAI piace che si trattino dei temi, come dire, anche un po' controversi. È il modo, almeno parlo per la mia esperienza, è il modo in cui vengono trattati. E su questo, ripeto, è un pregiudizio che ci sia una museruola. È in realtà uno sceneggiatore di solito lo apprezza il fatto che qualcun altro guardi quella cosa. No, sai perché... Abbia un occhio di attenzione su, in più. Sai perché ha evidenziato la domanda? Perché poi... diciamo in maniera un po' cinica, io quando seguo sempre la RAI penso sempre al momento in cui cambia il governo, cambia tutto l'assetto diciamo dirigenziale della RAI, certo. Perché tanto ogni volta è così, e quindi mi chiedevo se magari anche lo chiedevano anche in chat, cioè... Il governo rappresenta il paese, cambiato il governo vuol dire che è cambiato il paese. Però fermarsi e chiedersi che cosa stiamo raccontando al paese. Però Mario sta su Don Matteo da un sacco di tempo, e quindi io volevo capire. Però è vero che cambiano i governi, ma la maggior parte delle persone che fanno il prodotto alla RAI rimangono più o meno quelle. Ci cambia solamente la testa delle teste, però poi a cascata rimangono le stesse. Devo dire che ho incontrato... Non ho mai avuto censura, non mi ha detto dobbiamo parlare di quello. Come dice Tommaso, quando si parla di una cosa che è un argomento sensibile, giustamente loro che sono servizio pubblico e non hanno a che fare con un consumatore, ma con un cittadino, e rappresentano tutti i cittadini, quando c'è un argomento sensibile dicono attenzione che non ci può essere solo un punto di vista, trattiamolo questo argomento rispettando tutti i punti di vista, cercando di fare appunto un servizio pubblico. Non ho mai detto appunto no, questo non lo potete fare, a meno che diciamo ci fossero cose evidenti, però nel senso scrivo una bestemmia in Don Matteo, cioè, no? Certo. Ah, dico, però e dall'altra parte anche quando sono cambiati, io l'ho visto un po' perché faccio questo lavoro da 20 anni, anche i direttori della fiction che erano espressione politica, io ho sempre incontrato delle persone intelligenti,
avevano delle visioni diverse, ma delle persone intelligenti, che avevano una visione culturale, avevano una di destra, di sinistra, però assolutamente, cioè, per me questo è un mito da sfatare, cioè questo mito di gente, okay, che è là, che non fa niente, che... Tra l'altro, nonostante quello sguardo, spesso poi nascono comunque polemiche, quindi a maggior ragione vuol dire che non, evidentemente, ma non, sì, è neanche una così stringente, quelle maglie non sono così strette, perché comunque scivola qualcosa. Ma no, ma assolutamente, io ho avuto solo riscontri positivi, gente appassionata, diciamo così. Ok, io, come dire, capisco quello che dite, però mi viene da chiedere, anche se a insistere sullo stesso argomento, neanche su temi particolarmente delicati, nel senso, esistono alcuni temi che effettivamente sono molto delicati dal punto di vista dell'opinione pubblica, e si sente un po' la mancanza di certi temi sulla TV generalista. Mi viene da pensare a il tema dell'omosessualità, mi viene da pensare a tanti altri temi che sono un po' delicati, e un po' delle volte si dice, ah, però non se ne parla mai, non se ne parla mai perché si pensa non possa interessare, perché... Presupposto che io non seguo Don Matteo assolutamente, no, quindi no, non so se magari invece è stato trattato in maniera... È un po', sono temi difficili da trattare, quindi si sceglie di trattarli poco perché meglio non dire cavolate, cioè... Allora, faccio un esempio pratico. Vai. Faccio un esempio pratico, così capisco. Il tema... è la pedofilia. Mm-hmm. Cioè, perché qualcuno potrebbe anche, facciamo un episodio sulla pedofilia di Don Matteo. Io non lo farei mai, per due motivi. Uno, perché allora, se dovessi parlare di questo tema, che paradossalmente si parla solo dei preti per questo argomento, dovrei attribuirlo al mio protagonista, quantomeno. Perciò alla fine dovrei arrivare a dire che Don Matteo non è... Cioè, lo accuso di pedofilia e poi lo scarcero. E lì ci sarebbero tutte le accuse. E vedi, lo stanno difendendo. Cioè, come fai, lo fai, saresti in un ginepraio. Ma il motivo serio e profondo per cui io non lo faccio è il mio pubblico. Cioè, che io so che è un pubblico familiare, soprattutto di bambini, e io non voglio, siccome Ettore Bernabei, con cui, cioè, che è il fondatore di questa, cioè, ha sempre detto, guardate che voi state entrando con quello che fate dentro la casa degli italiani attraverso questa scatola, cioè tu in quel momento, ma in mezzo a una famiglia che sta lì, come dice, a cucinare, a fare, nel suo, che cerca anche con Don Matteo un momento di tranquillità e di serenità, cioè, voglio ridere e mi commuovo, sostanzialmente io devo andare a parlare di questo argomento con i propri figli, cioè io ho il diritto, non ha scelto, io ho il diritto di sbattere in faccia questa cosa qui, parlando di Don Matteo su Rai 1 alle 9:30, o anche adesso ancora di più su Rai Play. Io ho una figlia che ha 11 anni, 11, 8 e una 3, quella di 3 non ancora, per fortuna, ma gli altri vanno, guardano Netflix, guardano nei nostri limiti, però dico, guardano quel prodotto, e io perciò dico, da un punto di vista editoriale, io non mi sento di dover avere la responsabilità di andare a introdurre un argomento così sensibilmente pesante che riguarda il diritto della singola famiglia, del singolo genitore, se vuole, quando vuole, spiegare questa cosa, che è una cosa soprattutto, diciamo, terribile per i bambini, giusto? Cioè, spiegare il male, certo, in maniera così profonda, perché se poi ci devi entrare veramente dentro quella cosa lì, non è che deve diventare un argomentino. No, certo, ma io non stavo parlando di temi scabrosi, io stavo parlando più di temi un po' più delicati, nel senso che è lo stesso discorso, ripeto, facevo l'esempio dell'omosessualità proprio quello, perché allora lì diventa un po' diverso avere il diritto di non sentirne parlare, sì, certo. No, no, ma io di quello... Ad esempio, secondo me la Rai fa tante serie in cui ci sono questo tipo di, ormai, di argomentazioni. Io non, non accendete la Rai da tanto tempo se pensate che non ci sia omosessualità. No, ma infatti io non stavo dicendo quello, io stavo dicendo... Ad esempio, c'è una serie molto carina che va un sacco su Twitter, che è della Rai, che volevo fare la Rockstar.
Ah sì, assolutamente. Sì, perché è a maniera anche, diciamo così, molto divertente, molto originale, parla di questo argomento. Tra l'altro uno dei due è un carabiniere. Okay. Cioè, tu hai tipi diversi di pubblico, tipi diversi di interesse, tipi diversi di storia. Che va infatti su Rai 2 e fa uno share del 4-5%, va però tantissimo quando c'è su Twitter, perché appunto ha questa base di fan. Okay. Lì ad esempio, ma anche questione di scelta editoriale, però anche lì io penso che piano piano, ma lo stesso Doc Medium poi tratta un po' tutto, non tutto. Certo, quindi poi, pubblico ha sempre la priorità, nel senso il pubblico chiama la tematica che vuole, di cui vuole sentir parlare essenzialmente. Sì, certo. Ma e quindi la domanda a questo punto mi sorge spontanea: quando uno scrive Don Matteo, che obiettivo c'ha in testa? Allora, io, diciamo, in fondo alla mia mail c'è scritto o si ride o si piange, il resto non è un caso. Sì, l'ho letta, molto divertente. Che è un po' la base di Don Matteo, cioè da una parte per me si deve ridere attraverso Nino Frasse, che è tutto quel mondo di matti, che è anche nata Lighetta, trovare una storia che faccia ridere, e, tra l'altro, e dall'altra parte attraverso quello che è, chiamiamolo crime, chiamiamolo il caso giallo, chiamiamolo come è, cercare di entrare in un argomento che possa alla fine, la gente dice, commuovere, per me restituire verità. Cioè dire che quando tu arrivi alla fine, cioè, questa storia ha raccontato qualcosa di me che mi riguarda nel mio piccolo, in parte me, e che, diciamo, mi porto dentro qualcosa. Che poi fondamentalmente in Don Matteo l'obiettivo del protagonista, che è un prete. Ecco, una cosa delle cose più difficili da spiegare a chi fa Don Matteo è che Don Matteo, il sacerdote adesso Don Massimo, non è un investigatore, cioè non agisce come Sherlock, cioè non vuole catturare un colpevole. Vuole, certo. Vuole che tutti siano bene. È un prete, è un prete che si preoccupa del colpevole, del cattivo. Cioè, vuole redimere. Vuole redimere, ma dice, ma come cazzo faccio a trovarlo per cercare di aiutarlo? E questo cambia tutto nella prospettiva, anche drammaturgica, quando uno scrive le scene, anche se i personaggi non parlano, deve capire cosa stanno pensando i personaggi, qual è il, chiamiamolo, il loro drive, il loro goal, il loro obiettivo. Cioè questo è in Don Matteo, tanto è vero che noi avete usato la parola redenzione. Sì. Noi di solito partiamo sempre dal fondo, cioè da quella che può essere la redenzione, quello che è il rapporto tra Don Matteo e il colpevole. Poi da lì torniamo indietro a raccontare la storia. Il suo obiettivo non è mai punire, insomma, non è mai trovare il colpevole per punirlo, ma punire. È per aiutare. Per aiutare, per dargli. Ma dico questo, lo dico sempre proprio in termini drammaturgici, perché questo ti costringe come sceneggiatore a scrivere un personaggio in maniera diversa, ma anche una storia in maniera diversa. Cioè, una volta mi è arrivato anche. Adesso non vi posso dire chi sia, uno spunto di uno sceneggiatore abbastanza famoso che mi aveva uno spunto, dice, Don Matteo cade in bicicletta, si rompe un gomito e i carabinieri investigano. Ah, no, che cazzo di storia è? Ma scusa, è caduto in bicicletta, che investigano su cosa? No, investigano su chi l'abbia investito e lo abbia... Ah, però non c'è, dici, così manca il drive principale, che è quello di Don Matteo, che deve trovare qualcuno che, per cui deve capire, provare empatia e dargli una mano. Beh, è un prete cattolico, sì. Cristiano, quindi di base il punto è il che male. Devi punire il peccato, non il peccatore. Questo è un po'... chiamiamolo male, chiamiamolo peccato, chiamiamolo anche conflitto tematico. Sì. Cioè, si parte da lì e si torna indietro, arrivando per me all'obiettivo alla fine di raccontare qualche cosa di profondo. Poi la cosa bella e brutta di questo mestiere è che noi ci facciamo un sacco di pippe mentali nelle writers room quando scriviamo, poi magari non riusciamo a scriverlo, a rappresentarlo, poi di tutto quello che abbiamo pensato viene rappresentato l'1%, certo, perché non ci siamo arrivati, perché non siamo stati bravi, perché l'attore faceva schifo, perché quel giorno pioveva, la location l'hanno spostata, eccetera eccetera eccetera. Però nella nostra testa è questo obiettivo. Per quello, ad esempio, Don Matteo, voi fate cinema, ad esempio, dal mio punto di vista come sceneggiatore, può insegnare a fare cinema, perché faccio sempre questo esempio:
CSI, che è un prodotto tipicamente diviso, tutti i personaggi, quelli di puntata, sono delle pure funzioni, non sono mai dei personaggi, certo. Sono delle funzioni narrative. Mentre Don Matteo ti costringe proprio per quella cosa lì, che tu devi arrivare davanti al colpevole, redimerlo, a fare un personaggio, a scrivere un personaggio che tu devi cercare di rappresentare, di farlo cambiare, che è il senso del racconto cinematografico, il cambiamento, il personaggio. Chi fa cinema lavora sui personaggi. Poi è una palestra in cui appunto uno può essere una pippa, ti ho insegnato, non riesco, perché quello fa la differenza. C'è la teoria, la pratica, però è una forma mentis. Per quello che dico, tu devi sempre partire dai personaggi di puntata, da chi è il colpevole, da cosa ha fatto, da quello che è, chiamiamolo il suo, tecnicamente si chiama ghost, uno lo chiamerebbe come se fosse prete, lo chiamerebbe il suo inferno, cos'è che lo macera, quel male che l'ha colpito, perché l'ha fatto. In termini tecnici sarebbe il movente, per un prete sono le motivazioni. Ok. Senti, ma tu hai anche creato la serie Diavoli, per chi sì. Non la conoscesse, è quella che sta su Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. E quindi io volevo capire quanto ti sei portato, cioè quanto poi, come dicevi anche te adesso, essendo una palestra, quanto ti porti da una serie tipo Don Matteo, da una fiction tipo Don Matteo, a una serie tipo Diavoli, quanto devi... di positivo, quanto invece magari devi fermarti e dire, prenderti un attimo per switchare testa, riprogrammare il tuo cervello perché stai scrivendo qualcosa di diverso. Volevo capire un po' questo passaggio. Allora, diciamo, come forma mentis, ripeto, secondo me quella forma mentis di pensare al personaggio, secondo me è la forza che abbiamo, che penso di avere, che qui dentro abbiamo, cioè costruire delle serie che siano sui character. Okay. Prima di tutto sui personaggi, poi è ovvio che quando vai a fare un prodotto così devi un po' settarti, non solo sul fatto che a volte quando fai tanta fiction a volte arrivi ad avere un gusto molto, soprattutto Don Matteo, molto che può essere definito buonista, mentre vai su altri prodotti in cui ad esempio c'è una prospettiva molto più cinica del mondo. Anche ad esempio noi abbiamo dovuto confrontarci anche con un gusto inglese, perché la serie è ambientata in Inghilterra, il regista era inglese, alcuni sceneggiatori in inglese hanno un gusto totalmente diverso dal nostro, cioè proprio sono, per loro noi siamo melodrammatici, magari per loro sono algidi. Per noi loro sono algidi, si deve trovare una mediazione, magari invece è semplicemente... un'incredibile carenza del clero nelle loro, nei loro prodotti. No, ma è... loro lavorano molto più sul plot e poi, almeno per quello che ho lavorato io, poi arrivano i personaggi, noi partiamo dai personaggi. Vero. E invece poi arriviamo al plot, ma questa è la diversità, la fa anche lì il sistema produttivo, perché io mi sono accorto che la sceneggiatura in fondo poi dipende tanto anche da chi le gira e da come le giri. Sarebbe curioso fare questo esperimento una volta, dare una sceneggiatura di IAR che nessuno conosce e farla produrre in America, in Francia, in Italia e vedere come la stessa sceneggiatura esce in maniera diversa. Sarebbe figo vedere Don Matteo come avrebbe riprodotto in America. Beh, ad esempio l'hanno riprodotto ad esempio in Russia, hanno ripreso il format, l'hanno rifatto. Ma veramente? E hanno fatto una serie molto più spirituale, perché loro hanno una forma mentis ortodossa. Come si chiama? Ortodossa. Io devo andare a vederla. Non lo so. Poi invece anche i polacchi l'hanno rifatto in una versione molto più comedy, con i carabinieri che sono proprio tipo Sancho Panza e, in una versione loro molto molto più comedy della nostra. Okay. Perché hanno una sensibilità giustamente diversa. Esiste perché si parla sempre del prodotto italiano che non esce dai confini. Invece, come vedi, uno per pregiudizio pensa che un prodotto così tipicamente magari italiano da un punto di vista del contenuto, dei carabinieri, del piccolo centro, del prete, così possa restare solo qui. Invece, sostanzialmente. Ma io ho visto anche delle pubblicità in Giappone. Secondo me lo mandano anche in Giappone, Don Matteo.
Sì, sì. Ma, ho visto delle cose su Twitter. Braccialetti pure. Braccialetti, sì, anche braccialetti. Sì, Francia, sì. Germania, amico. L'America con prodotto da Spielberg in America. Ma anche il nostro doc, e anche ad esempio una cosa che ho fatto anche io, Blanca, per dirti che la Rai comunque... è in continua evoluzione, sono prodotti che si stanno vendendo in tutto il mondo, addirittura il format di Doc l'hanno comprato e lo vogliono rifare, cioè c'è una crescita, certi che, archetipi sono certi archetipi, nel senso funzionano a prescindere da dove nascono. Sì, poi ci sono delle idee ottime, ti vengono comprate comunque anche al MIP TV quest'anno, i trend di quest'anno che viene, country to watch è Italy proprio, cioè nel senso siamo assolutamente invece siamo pronti a fare il salto. No, siamo considerati, no, di solito ti considerano non solo per un po' quello che stai cambiando, ma pure per quello che hai già fatto in qualche modo, quindi ti considerano comunque un paese interessante dal punto di vista del suo sviluppo televisivo. A proposito di sviluppo televisivo, una cosa che è cambiata nel panorama produttivo italiano negli scorsi anni è che sono arrivate le grosse piattaforme di streaming, che era un miraggio. Io non ricordo quando è arrivato Netflix in Italia. È arrivata 2016? Sì, penso 4-5 anni fa. Forse. Pochissimo, ormai per me non esiste un momento in cui non esisteva Netflix in Italia, eppure fino a poco tempo fa era così. E questa cosa, creando un praticamente... è parsa da essere una cosa per soli giovani a velocemente praticamente tutta la popolazione di qualsiasi età ha iniziato a usare le piattaforme di streaming. Questa cosa ha cambiato lo spettatore? Ha cambiato l'approccio alla scrittura di certi prodotti nazionali popolari? Ha cambiato la maniera in cui vi approcciavate o no? È evidente che se tu scrivi per Rai 1 e vivi in funzione del numeretto che esce alle 10 del giorno dopo, quello ha un modo di approcciarsi alla scrittura tutto rispetto a un prodotto come Diavoli, che dice quanto abbiamo fatto, non ce ne frega niente. L'importante è che la rete, che Sky abbia un ritorno d'immagine, tra virgolette, cioè che il prodotto sia di qualità, sia riconosciuto come di qualità, abbia un interesse, se ne parli molto, comunque sia fatto bene, perché è ovvio che poi le cose belle, le cose buone, come non so, Gomorra viene visto da 1 milione anche su Sky, 1,5 milioni, anche Diavoli da 500, però è ovvio che la prospettiva è assolutamente diversa, così come Netflix, in cui in fondo i numeri non a loro interessa il prodotto, interessa che la qualità del prodotto, che il suo abbonato torni per vedere quella roba lì. Io quello che ti volevo chiedere è se avete notato un cambiamento nel pubblico, cioè avendo adesso il pubblico a disposizione altro materiale da guardare, è diventato più selettivo. Okay. Cioè devi essere sulla rete generalista, devi essere più bravo, perché prima c'era solo Rai 1, adesso mio padre che ha 75 anni e dice ho messo su Rai 4, mi sono guardato Vikings. Da 75 anni c'ha le medie, cioè per dirti quella cosa, no, che dici, cioè, anziano non scolarizzato, guarda fuori dal mondo quello, certo, no, guarda Vikings, perché ha scoperto giustamente che ci sono tante cose e anche loro lo hanno. Era quello che dicevi per prima, della fotografia migliore, per esempio, in Don Matteo, della BBCizzazione della Rai. Questo è anche una volontà dei produttori, che dice: io voglio che Don Matteo sia ogni anno migliore. Dove possiamo andare? La mia fotografia? E va da Alessandro Pesci e dice: fammi Don Matteo. Quello che fa appunto Nanni Moretti, dice: vabbè, non verrà mai. Invece è venuto e si è innamorato. Se voi guardate la fotografia, soprattutto attraverso lo streaming, la fotografia di Don Matteo è una fotografia di alta qualità. Rai Play ha cambiato qualcosa nel senso dicevi lo share prima, no? Pensate, quindi... al fatto che esiste Rai Play, esatto, quando... ci pensate o è un accessorio in più, no, che però non calcolate? Diciamo così, adesso che viene da poco, negli ultimi mesi, che viene calcolato anche questo l'ascolto streaming,
non è, prima era quasi vissuto come un problema, diciamolo anche, perché se tu vivi dello share della messa in onda, è ovvio che è una cosa che va in anteprima su Rai Play, ti sottrae qualcosa, perciò era sempre no, perché va, ci toglie pubblico. Invece adesso che anche quegli ascolti sono giustamente, se tu fai la somma, poi alla fine anche giustamente Rai Play ha il suo spazio e il prime time di Rai 1 il suo, se tu fai l'aggregato come fanno adesso. Però si tratta, da quello che ho capito io, per le serie che vanno bene, 300-400 mila spettatori in più a puntata, a serata. Che non sono poco. Su YouTube un video però, che fa 300-400 mila visualizzazioni, soprattutto considerando che comunque una roba da un minutaggio molto ampio, è una roba. Tanto posso chiedere, beh, è vero che noi misuriamo nei termini del milione, sì, comunque. Ma infatti sì, posso chiedere questa cosa, come funziona lo share? Perché ne abbiamo parlato all'inizio, però... è ancora il sistema, esatto, vecchio. Qual è, cioè quando uno dice ok 20% di share, cioè, che cosa significa comunque, non è, cioè, statistico, sì vabbè è statistico, però diciamo sono un campione, è un sistema di misurazione a campione stabilito da dai competitor del settore, ok, perciò sono Rai 1, i vari network che si mettono d'accordo per stabilire un come facciamo a misurare, e si affidano a una società che è la società, penso, Auditel, credo. Sì, sì. L'Auditel, per capire, facesse, perché si parla di questi numeri, però non... Dei controlli a campione, la stessa società, oh, su no, qualsiasi tipo di gradimento di un prodotto... La vera svolta ci sarà quando, semmai, decideranno, perché adesso penso che i mezzi ce l'abbiano tutti, di passare a un sistema che più capillarmente riesce a misurare. Sì, bisogna anche, ormai bisogna la segnale digitale. Bisogna anche vedere se... Adesso lo potrebbero fare, però non è che ti comunicano i risultati. No, certo. Le piattaforme possono farlo, ma non è che te le comunicano. Però ce l'hanno loro internamente, io quello intendo, che magari voi che sì, scrivete potreste avere dei dati molto più precisi. Ma non le comunicano a nessuno, però. Sì, se li tengono dentro, però magari per creare un prodotto molto più funzionale, questo penso. Cioè, secondo me Netflix... Cioè, qual è la differenza sostanziale oggi secondo me tra la Rai e gli altri le piattaforme di streaming? È che le piattaforme di streaming possono dirti sulla serie Stranger Things, hanno look point, proprio si chiama, cioè il momento, cioè, in cui loro sanno che l'utente che guarda è agganciato, cioè che se arrivano a quel punto della serie dopo se la vedono tutta e se la bingiano, certo, ma infatti non ti sto dicendo, è uno strumento che tu hai, che oggi chi scrive per Netflix o comunque chi produce per Netflix o per Prime o per HBO Max ha. Chi scrive, chi produce per la Rai, per la BBC, eccetera, non so la BBC in Inghilterra come funzioni, ma non ce l'ha come strumento, perché però, ancora lavorano con un sistema abbastanza vecchio. Però anche, diciamo, io dico, sì, abbiamo parlato tanto di industria, di profili... profilazione eccetera, però alla fine quello che conta è come autore la scintilla che ti porta a fare poi qualcosa di diverso, perché è quello che poi ti porta a fare grandi, se no rischi in questa ottica di omologare tutto. Ma infatti Netflix sta andando in quella direzione, purtroppo l'industria va in quella direzione, è il grave difetto del capitalismo che tende a prendere una direzione e andare lì. Un discorso per non incartarci su questo, poi propongo un off topic che però in realtà poi dobbiamo lanciare il sondaggio per l'oggetto, esatto, meno off topic dell'Auditel, che sennò ci si incastra. Sì, facciamo una puntata apposta forse, dai, è un po' più specifico. Io volevo, sì, perché io penso di sapere cosa avviene alle spalle su quelle lavagne, però siccome secondo me chi è a casa non sa che quello è il modo in cui si lavora in televisione. Quindi volevo chiedere che cosa sta succedendo su quelle lavagne. Non può dirtelo, secondo me. No, non il contenuto, non il contenuto, per carità. No, è una serie, quella però è una serie totalmente orizzontale, con una struttura un po' non lineare. Però appunto quello è il modo con cui lavoriamo, noi lo chiamiamo traliccione, questa parola un po' brutta, bellissimo, traliccione, puntate, personaggi, che poi è quello che fanno soprattutto anche gli americani, che loro fanno addirittura le cards, i plot points,
ogni puntata le famose index card, no? Quelle che si appiccicano con poi le puntine, le spostano in base a dove mi serve, eccetera, eccetera. Tant'è vero che loro addirittura non fanno neanche più forse i soggetti. Noi facciamo il soggetto di Siri, i soggetti, la scaletta. Loro addirittura quasi quasi passano direttamente in scaletta, perché si raccontano quelli che sono i 10-15 plot point fondamentali della puntata e poi vanno avanti. Hanno un meccanismo molto più... Quindi se zoomate saprete che serie vedrete prossimamente. Fanno, esatto. fanno anche molto le Bibbie anche per in qualche modo, diciamo, prendere sceneggiatori nella writer's room, magari per serie quelle di lunga durata più cable. Sì, io le esperienze che ho dentro quel look su con gli showrunner americani, loro proprio manco la Bibbia fanno un soggettino di serie e vanno avanti puntata per puntata raccontandoti episodio per episodio, magari non sapendo neanche dove vogliono arrivare. Molto siamo noi che invece partiamo più, è un lavoro più in fiera, ha un modo di ragionare molto diverso, e anche perché forse più autoriale, perché loro sono gli showrunner, però poi alla fine contieni Lost potenzialmente, che non sai dove stai andando. sì poi non sai dove stai andando, e poi non tutti sono Lost, perché ecco una cosa anche, cioè, noi un'altra cosa è vediamo sempre almeno prima, certo, noi vediamo sempre il meglio di tutto. Ci sono tante cose che non arrivano. Non arrivano. Cioè, io mi ricordo una cosa che mi divertivo tanto a fare prima, adesso non più, era la stagione dei pilot americani. È quella in cui vanno in onda tutti quanti i pilot delle serie e si decide quali devono andare avanti e quali no, e usciva della roba che tu dicevi, ragazzi, ma come vi è venuta in testa? È ovvio che questa non andrà avanti. Ma anche il sistema del piloting in realtà sta morendo, sì, certo, perché appunto l'introduzione di Netflix e varie piattaforme di streaming per loro a livello di business non ha senso produrre, sì, loro un pilot. Fanno prima e loro seconda stagione, la stagione 1 è il pilot, e tendenzialmente a livello di business ti conviene comunque produrre la stagione 2. Infatti una serie Netflix che funziona vuol dire è che è arrivata la terza stagione, cioè nel momento in cui c'è Iron Fist che hanno fatto due stagioni, vi fa capire che due stagioni sono la base, esatto, per Netflix, purtroppo. Comunque è il momento di lanciare il sondaggio. Grazie mille Mario, è stato forse la puntata più interessante. Beh sì, anche il nostro pubblico si è un sacco divertito. Per il pubblico intanto ci prendiamo un secondo per fare il sondaggio e poi ti facciamo un'ultima domanda a te e a Tommaso. Il sondaggio è quindi: quale di questi oggetti rappresenta al meglio la fiction italiana? Abbiamo la mia tovaglia a quadri, molto italiana, lo Spider-Man di Marco, che quindi poi ci dovrai lasciare. Me ne porto uno ogni 15 giorni. Che rappresenta il concetto di serialità. Poi abbiamo il braccialetto rosso di Tommaso Renzoni e invece autentico, quella che sarà... Vera. E vero, la foto, esatto, della padella non penso regalata da Terenzini. Io il braccialetto rosso vero ve lo porto. La padella ce l'ho, ho anche altri. Tanto vince la padella, ragazzi, lo sappiamo. Quindi parte adesso il sondaggio. Breve. Mentre va il sondaggio, volevo chiedere una cosa a Tommaso, una cosa a Mario. Abbiamo parlato di le tante cose che funzionano, che ci stanno, per cui non dobbiamo vergognarci, tra virgolette, nel senso, quello è la maniera di lavorare, è giusto che sia così, c'è un sacco di persone che lo sanno fare. Vi chiedo a tutte e due che avete lavorato in televisione, qual è però quella cosa che vorreste cambiare? Cioè quella cosa che vorreste che fosse leggermente diversa, che magari avete lavorato per cambiare, che state lavorando per cambiare e che vorreste fosse diversa. Magari parte Tommaso, così. Nel modo di lavorare o nella serialità? In generale, nel concetto, nel mondo del lavoro della serialità televisiva italiana. Oddio, questa è una domanda enorme. Cosa vorrei cambiare? Ma probabilmente... Guarda, non andrei a cambiare molto, quindi mi trovo in difficoltà. Andrei a cambiare probabilmente questo sistema di lavoro per cui si scrive tanto rispetto a quanto poi si... Per cui il fatto che si scriva un'intera serie, che di questa intera serie si scrivano tutti quanti i copioni, che si scrivano, o comunque insomma che si vanno a scrivere, e prima ancora tutti i soggetti, in versione più a Bibbia, e prima, cioè quindi la mole... Ma quello lo dico forse anche soltanto perché sono estremamente... Perché sei pigro. No, beh, non è facile orientarsi quando fai... Adesso io ho lavorato a una serie da 16 puntate.
Non è facile orientarsi quando poi c'hai la Bibbia V1, V2, V3, V4, V5, le linee V1, V2, V3, V4, V5, la cosa si è perso, ci siamo presi i verticali, i soggetti, i mini soggetti, i mini gialli, e così, le schede personaggio con la backstory fino a quando c'erano 5 anni. Cioè una serie di un volume di documenti dove tu dici effettivamente è tutto molto utile, però mi piacerebbe esistesse un metodo. Però anche meno. Spingato. Più l'americana, quindi, come diciamo. Però mi rendo conto che sono assolutamente da non ascoltare in questo, perché non ho l'esperienza necessaria. Subito nascondi la mano, la ci sta a nascondere la mano. Assolutamente, assolutamente. Ignavo. Vai, Mario? In generale, io dico, in generale io sono stato abbastanza fortunato, perché ho sempre lavorato in una struttura abbastanza... diciamo che funzionale, in cui tu hai tutto, in cui tu come autore io litigo costantemente con il mio produttore, ma poi siamo protetti, poi quando c'è la linea da seguire siamo tutti compatti e tutti protetti. Per il mio lavoro, diciamo così, io sono abbastanza, diciamo così, sei contento come stai? La cosa in generale forse è che è legata è il tempo, avere la possibilità di avere tempo per lavorare, per scrivere, ma anche questo penso che tutti quelli del settore, dal regista all'attore, avere più tempo, perché il tempo è qui, cioè, il tempo è denaro veramente qui. In tutti i settori, in tutti i momenti. Ok. Allora, ha vinto incredibilmente, per quanto mi riguarda, questa monnezza di tovaglia. Che in realtà è una coperta. Io mi vergogno facciamo del così, nostro però, pubblico. Facciamo così, però, entro la settimana prossima, nel prossimo episodio del podcast, noi ridiamo questa coperta scozzese di merda. Già, anche che poi facciamo... è freddo, se esatto, no. Anche perché lì viene da Napoli, poi lì fa più caldo. E, così, disingaggiamo. Napoli, ma era generico. E ci facciamo arrivare una vera tovaglia all'italiana, esatto. Di quella a quadretti. Classica, così la appendiamo qua dietro. Un tovagliolo magari. Piccolo tovagliolo, sì. Mario, grazie mille, è stato veramente... Grazie a voi. Sì, veramente figo, grazie una chiacchiera veramente interessante, spero che anche tu ti sia divertito qui con noi. Grazie Tommaso per averci portato un'altra libreria. Cicerone. Pizza e Cinema, il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie TV.